Oh mio Dio, ma un cane così piccolo ha mangiato delle cuffie e sbozza. Sì, e si sente... Ciao a tutti, diavoletti! Oggi è successa una cosa molto grave! E no, non è morto il cagnolino! È vivo e vegeto! Oh, vieni qui! Vieni a supportarmi, vieni! Oh, ti amo! Almeno lui c'è sempre! Dammi un bacio! Ok, basta con Hop. E no, non è morto Vince Vince. Lo sentite in bagno? Si sta asciugando i capelli. Ok. È successa una cosa ancora più grave. Non doveva succedere questa cosa. E adesso vi dico cosa è successo. Fra 3, 2, 1. Non ho il coraggio di dirvelo! Ok, adesso Anto devi avere il coraggio di dire a tutti quello che è successo. È una cosa molto grave. Ok, 3, 2, 1. Ho perso le mie AirPods! Le mie cuffie Bluetooth, guardate! Non le trovo più! Ieri erano qui dentro e adesso non le trovo più! Guardate, non ci sono, sono sparite! Ma com'è possibile? Se fino a ieri erano qui dentro tutte e due! Non ci sono più! Le ho cercate anche fuori al terrazzo, ma non le ho trovate! E le ho cercate anche per tutta la casa, ma non ci sono! Le mie AirPods sono sparite! Ok, adesso andiamo a chiedere a Vince Vince se le ha viste magari. Si sta asciugando i capelli ancora. Vince! Non mi sente. Vince! Ci sei? Sono io, Anto. Allora, ho perso le mie AirPods. Mica le hai viste? No, non ne so nulla. Ah, non ne sai nulla. Ok. Anche Vince, Vince non sa nulla. Ma com'è possibile? Avete sentito Vince Vince gridare aiuto? Anto! Che c'è? Senti anche tu questo rumore! Un rumore? Proviene dall'asciugacapelli, controlla, che paura! Dall'asciugacapelli un rumore! Devo controllare! Ho paura, Vince! Addio! Perché hai fatto cadere anche il giubbotto a terra? Perché dava paura! Aspettate! Sentite anche voi questo rumore dentro l'asciugacapelli? Oh, ma cosa c'è dentro l'asciugacapelli? Che paura, mi nascondo anch'io dietro la porta! Cosa c'è? Vince, ma mica è uno scherzo? No, non è uno scherzo. Ok, sentite ancora questo rumore? Io lo sento ancora! Sentiamolo, Anto. Lo stavo per dire io! Buttalo, sbrigati! Ok, ciao ciao! Ok, l'ho buttato. Chiudiamo la porta. Chiudi. Ma io non posso pensare a quello che è successo nel bagno. Non mi interessa nulla del rumorino che ha sentito Vince Vince nell'asciugacapelli. Perché in tal caso non si usa più l'asciugacapelli, ma si va fuori al terrazzo col sole ad asciugarsi tutti i capelli. Ok, adesso devo pensare alla cosa bruttissima che mi è successa oggi. Devo cercare le AirPods e non so dove sono. Vince, tu hai qualche idea? No, Anto, le sto provando a cercare dappertutto, ma nessuna traccia, non c'è nessuna traccia di queste AirPods. Sei mente. Dove le hai messe? Io non le ho messe da nessuna parte, stavano qui dentro, le AirPods stavano qui. Distratto, sei una persona molto distratta. Ok, diavoletti, ho pensato che le ho perse ieri mentre tornavo a casa. E adesso le vado a cercare nel palazzo. Ok, dobbiamo cercare le AirPods nel palazzo. È un po' inquietante questo posto. Guardate, ci sono tante porte. Ok, camminiamo. Camminiamo, dove siete AirPods? Magari sono di là. Ok, diavoletti,
Dobbiamo andare di là o di là? Vado di qua? Vinci, vieni! Ho paura! Ho paura da solo! Perché qui ci sono tantissime porte? Questa cosa mi mette ansia. Corriamo! No, è finito. E io non vedo le Airpods da nessuna parte, non le vedo. Tu le vedi, Vince? No. Ok, stiamo continuando a cercare le Airpods in questo palazzo inquietante. Oh, andiamo di qua, vediamo cosa c'è di qui. Perché qui c'è la luce? Ah. Ok, c'è una finestra. Oh, che ansia. Cosa c'è di là? Ma che cos'è questo posto? Che ansia. Altre porte. Questo corridoio mi mette troppa ansia. Aiuto, non c'è nulla. Ok, Vince, fuggiamo. Ma che cos'è? Ok, Vince, secondo me... Cosa? Ma chi è che ha buttato un palloncino? E sta correndo in questo corridoio! Mi scoccio di seguirlo. Vince, secondo te chi è? Ma... Io solo scappare, Anto. Eh sì, scappa, scappa! Perché questo è il segno del pericolo e qualcuno ci ha buttato questo palloncino con questo segno sopra. Chi sarà stato? Dobbiamo andare a vedere, secondo te? No, ma non ci tengo, non ci teniamo proprio. No? Ok, e che facciamo con questo palloncino? È scontato, no? Lo butto. Oddio! Non troverò mai più le mie... Cosa? Che ci fanno le AirPods nella cuccia di Oppo? Ce n'è una qui! Dove sta l'altra cuffia? Adesso la devo cercare nella cuccia di Oppo. Allora, Oppo, spostati! Ti sei messo come la regina sulla cuccia! Devo trovare l'altra cuffia! Aspettate. Sentite anche voi questo rumore? Oppo, spostati! Dentro la pancia di Oppo. Sta anche vibrando. Oppo, non è che hai mangiato l'altra cuffia? Questa è la faccia di chi ha fatto qualcosa. Si gira per non guardarmi. Ah, si è anche messo comodo. Ma voi la sentite la canzone? Oh, io sì. Nella pancia di Oppo. Vince! Vieni qui! Lo senti questo rumore dentro la pancia di Oppo? Lo senti? Non è che Oppo ha mangiato l'altra cuffia, perché ne ho trovata una, non lo sai? Stava nella cuccia di Oppo. E se non lo trovavo in tempo, mangiava anche questa. Ma che dici? Sì, te lo giuro, guarda, senti. Cosa dobbiamo fare adesso? Ok, adesso dobbiamo chiamare assolutamente la nostra veterinaria. Ok, la sto chiamando. Oh, che ansia. Risponderà, speriamo di sì, perché lei è sempre chiusa a quest'ora. Pronto? Salve, il nostro cane ha ingoiato una cuffia. Oh mio Dio, ma siete i proprietari di Oppo? Eh sì, siamo noi. Che è successo, Oppo? Ha mangiato una delle AirPods. Sapete, le cuffie, quelle là Bluetooth della Apple. Oh mio Dio, ma un cane così piccolo ha mangiato delle cuffie AirPods. Sì, e si sente anche una canzone. Ma siete pazzi, dovete subito portarlo qui in clinica. Si deve operare. Oh, Oppo. Ok, lo portiamo subito. Correte, vi aspetto, muovetevi. Io vado, Anto. Vai tu? Ti faccio sapere. Chissà cosa succederà.